e benvenuti a questa puntata di Movi Radio. Siamo un gruppo di attivisti, siamo qui per incontrare Gianluca Corrado, il candidato sindaco Movimento 5 Stelle. Sarà un'intervista un po' particolare, nel senso che gli faremo delle domande ovviamente legate a quello che è il nostro substrato di attivisti, e quindi forse, credo, per la prima volta avrai delle domande un po' particolari, che credo che sia, come dire, da un certo punto di vista un sollievo. Allora, proprio per dimostrarti questa cosa, Gianluca, ti faccio la prima domanda proprio un po' più personale, ma neanche tanto, nel senso che tu, come ormai sanno tutti, sei nato e cresciuto su un'isola, ci hai vissuto per 18 anni circa, giusto? Il che ovviamente è ben diverso dal vivere, come ormai fai da quasi 10 anni, se non mi sbaglio, qui a Milano. 15 anni, perfetto, in una grande metropoli appunto come Milano. Allora, se ci vuoi raccontare con le tue parole, così proprio tra amici come siamo in questo momento, come hai vissuto la tua infanzia lì e poi come è stato questo passaggio verso la grande metropoli, e che in qualche modo forse è stato questo il tuo primo grande cambiamento. Sì, indubbiamente, Lipari è un posto meraviglioso, io lo porterò sempre nel cuore. È stato i miei primi, tutta la mia adolescenza, in maniera veramente felice. Adesso sicuramente le cose sono un po' diverse, ma 30 anni fa quel posto era veramente un paradiso terrestre. Un paradiso terrestre però sempre che insiste in Sicilia, con tutti i problemi tipici della Sicilia. Ed è proprio stato proprio quello il motivo che mi ha portato alla fine a decidere di allontanarmi. Il sistema siciliano è un sistema fortemente corrotto, fortemente basato sulle raccomandazioni, e io già giovanissimo, 15-16 anni, mi sono posto in netta contraddizione con questo sistema, sicuramente riuscendo a mantenere, perché per mia natura ci riesco, dei rapporti cordiali con tutti, ma di certo vivendo la mia quotidianità con grande fastidio. Questo mi ha portato, dopo 2 anni in realtà all'Università di Messina, dove ho cominciato la giurisprudenza, a trasferirmi a Bologna. Lì ho passato un altro paio d'anni, mi sono laureato e ho cominciato a capire come funzionava il mondo al di fuori comunque di quell'isola, che se da un lato, come dicevo prima, ha degli aspetti veramente meravigliosi, dall'altro anche delle limitazioni chiare, che sono quelle proprie dell'insularità. Quindi mi sono trasferito a Bologna, mi sono laureato, poi ho deciso, per ragioni di lavoro, in realtà ho fatto un master in marketing e sales management, e ho deciso di trasferirmi a Milano per iniziare a lavorare alla comunicazione. Pian piano mi sono innamorato di questa città, perché comunque è sicuramente una città difficile, ma è una città che sa dare a chi la sa amare tantissimo. Quindi poi ho deciso, dopo un'esperienza di un annetto in un'agenzia di comunicazione, ho deciso di iniziare la professione forense, ho cominciato la pratica e poi ho cominciato a esercitare, soprattutto in materia penale. Milano è un posto al quale io oggi sono legatissimo, sia perché mi ha dato un lavoro che mi piace tantissimo, sia perché qui sono nati sia la mia compagna e i miei figli. Io so che la mia vita si svolgerà in questa città, rimarrò sempre legato alla mia isola, al mio mare, alla mia terra, e spero di poter continuare in futuro almeno una volta l'anno a tornarci per qualche settimana come ho fatto finora, ma so che il posto che da oggi in poi, da parecchi anni fa in poi, sono quasi 15 anni come dicevo prima che vivo a Milano, che considererò casa, è questa città. Quindi in qualche modo il motivo che ti ha fatto allontanare dalla tua isola, che poi è, come dire, è curioso che quello che tu mi stavi dicendo, cioè purtroppo questo discorso di corruzione, tutte le problematiche che esistevano nel posto dove sei nato, ti hanno portato poi a scegliere proprio un corso di studi specifico, cioè giurisprudenza. Sì. Quindi in qualche modo questo tipo di percorso non è assolutamente casuale, in realtà. Esatto, nel senso che io a 16-17 anni avevo l'idea di lavorare alla DDA, nella direzione distrettuale antimafia, quindi di fare la carriera di magistrato. Poi vicende della vita mi hanno portato dall'altro lato della barricata, quindi poi ho deciso di fare l'avvocato. Però io avevo fatto allora giurisprudenza con l'idea di poi proseguire gli studi per magistratura e non per l'avvocatura. Questo nasceva proprio dalla mia volontà di approcciare la società in un certo modo. A me il sistema non lineare, non trasparente, per natura, al di là del movimento, poi al di là delle mie esperienze successive, non mi è mai piaciuto, ho fatto molta difficoltà, ho sempre avuto molta difficoltà a sopportarlo.
E questo quindi mi ha portato a fare quella strada. Mi sono allontanato però non solo per questo, anche per quella che allora era voglia di avventura, oggi mi rendo conto che è la mia necessità di mettermi in competizione, che è anche il motivo per cui sono qua oggi. Certo. Quindi di capire quali sono le mie capacità, le mie potenzialità, quanto io posso dare agli altri. Quindi anche se io so che parte del tuo cuore è rimasto giù all'Ipari, infatti appena puoi scendi nella tua amata terra, perché io e te comunque ci conosciamo da tempo e spesso tu mi hai parlato proprio di questo, mi hai detto che appena ti era possibile potevi tornare. Va bene, allora passiamo alla domanda numero 2 ed entriamo un po' più nel vivo dell'argomento di questa puntata. E quindi, quando e perché hai deciso di candidarti nel Movimento 5 Stelle Milano? Come candidato sindaco, ovviamente. Allora, è una decisione che è maturata dopo quest'estate. Ne ho parlato dopo la scorsa estate, quindi dopo l'ultima estate. Alcuni amici, alcuni attivisti mi hanno proposto di farlo, di impegnarmi in questo senso. Io al Nord del Vero ci ho riflettuto tanto. Ci ho riflettuto tanto perché comunque ho una professione, perché ho una famiglia con due figli, quindi questo è sicuramente un impegno gravoso. Di certo tanto per questi due mesi e mezzo, quelli che saranno in campagna elettorale, ma anche e soprattutto nell'attività dei 5 anni dopo in consiglio, che sarà tutt'altro che semplice. Alla fine però ho fatto una considerazione, il Movimento è una forza politica, è una comunità che ha avuto una brevissima infanzia, è diventata subito adolescente le elezioni politiche del 2013 e a mio parere oggi deve tendere alla maturità. Noi diciamo, e io sono convinto che abbiamo le potenzialità e le capacità per farlo, che vogliamo governare questo Paese. Per governare questo Paese è necessario che chiunque di noi abbia delle competenze e delle capacità da mettere a disposizione della comunità non si tiri indietro, anzi si ponga in prima fila e faccia tutto il possibile per cambiare questa società. Ecco, qui mi riallaccio a questa cosa che hai detto e passo subito alla domanda successiva e quindi ti chiedo, che cosa è cambiato nel Movimento 5 Stelle o comunque nel Movimento 5 Stelle a Milano da quando sei entrato a farne parte nel 2012? Di sicuro sono cambiate tante cose, sebbene io sia fermamente convinto che siamo riusciti comunque a mantenere tutti i nostri principi di base. Qualche volta entriamo in contraddizione, ma è naturale che sia così. Io sono fermamente convinto che noi possiamo diventare maturi, che è quello che sta pian piano succedendo, che possiamo diventare competenti senza dimenticarci dell'onestà, senza dimenticarci della trasparenza e senza dimenticarci di tutti quei presupposti che abbiamo posto qua nel nostro vessillo sin dall'origine ad oggi. Io non condivido l'idea di chi eccessivamente oltranzista ritenga che l'evoluzione del movimento verso la possibilità concreta di governare questo paese e l'Italia in generale, ma in particolare i nostri territori, sia incompatibile con i suoi principi di base. È solo necessaria una grande capacità e una grande volontà di mediazione fra tutti. Ecco, a proposito proprio dei nostri valori, quindi onestà, competenza, trasparenza, partecipazione, coerenza, condivisione, tutti i valori che fin dalla nascita del Movimento 5 Stelle e nell'ambito di questa rivoluzione culturale che ci sta appunto portando in tutti questi anni, sono fondamentali. Portando in comune, quindi portando all'interno del comune, quando verrai eletto, tutti questi valori, secondo te tutta la macchina comunale e quindi tutto quello che sono gli ingranaggi in questo momento, ce lo raccontano loro, complicati, farraginosi, difficili, burocratici, ecco, attraverso questi valori, che cosa cambierebbe? Magari si semplificherebbe un po', sarebbe meglio, sarebbe più semplice? Di sicuro sì, uno dei presupposti, uno dei principi, uno degli obiettivi principali che desideriamo raggiungere è proprio l'efficienza e l'efficacia della macchina comunale. I nostri principi, i nostri valori fondanti sono assolutamente fondamentali per ottenere questo obiettivo, ma non sono gli unici valori da prendere in considerazione, o meglio, non siamo solo noi a doverli portare innanzi. È assolutamente necessario che la comunità pentastellata milanese, per quanto riguarda Milano, e nazionale per quanto riguarda il paese, si estenda sempre di più. È assolutamente necessario, come dicevo prima, una grande capacità di mediazione tra i diversi caratteri, le diverse sensibilità e quanto viene in essere, perché noi soltanto insieme, soltanto come comunità solidale e unica, possiamo veramente cambiare le cose. Bene, bene. Tu pensi che i cosiddetti indecisi,
che come sai anche alle ultime elezioni europee c'è stato un astensionismo del 50%, quindi delle cifre veramente drammatiche, anche che in qualche modo possono dimostrare come le persone in qualche modo siano ancora molto distanti, no? Si sentono ancora come dire, lontani da tutta la macchina politica e fanno difficoltà a in qualche modo rendersi anche responsabili, che è quello che invece noi vogliamo, cioè il cittadino diventa attivo, diventa parte di un processo e quindi tutti insieme poi si crea la cosa pubblica, no? E, quindi secondo te questi indecisi, alla luce di tutto questo, potrebbero votare Movimento 5 Stelle a Milano? Potrebbero sicuramente. Sarà a noi essere bravi in questi mesi a trasmettere la nostra visione. Noi, tra noi, sappiamo perfettamente di avere una visione chiara, un progetto ben definito per questa città, di essere portatori di valori di livello assoluto. Dobbiamo essere in grado, cosa nella quale a mio parere siamo stati piuttosto carenti negli ultimi anni, di trasmettere ai cittadini questa nostra capacità e questa nostra visione. Allora, se noi dovessimo riuscire a fare ciò, io penso che di quel 30% stimato di cittadini milanesi che non voteranno, una certa percentuale potremo convincerla a provare a lavorare con noi e a darci un minimo di fiducia, a testare un'alternativa seria rispetto al sistema partitico. Perfetto. Senti, proprio oggi, quindi sei fresco fresco, hai avuto il tuo primo confronto televisivo con un altro candidato sindaco che è Parisi, il candidato del centrodestra. Come ti sei trovato in questo primo confronto televisivo con un altro candidato? Beh, mi sono trovato abbastanza bene, devo dire in tutta onestà che si tratta comunque di una persona cordiale, una persona che conosce la mediazione, una persona che almeno formalmente appare come una persona onesta. E quindi direi che mi sono trovato bene, siamo riusciti comunque a colloquiare, a scambiare delle idee, a cercare di trasmettere a tutte le persone che ci guardavano quelle che sono le idee, magari quelli che sono i punti in comune tra le due visioni e quelli che sono i punti molto distanti. Quindi questo per me è molto importante. Devo dire però che il problema qui non si tratta solo, non è solo relativamente ai candidati, nel senso che il dottor Parisi secondo me è una persona anche simpatica e cortese, ma dietro sappiamo perfettamente cos'ha. È una faccia pulita, è un uomo probabilmente onesto, che viene posto, così come è stato fatto per Pisapia, quale volto pubblico di un sistema profondamente malato. Quindi al di là poi dei rapporti formali che a mio avviso devono essere, visto il ruolo comunque occupo, cortesi, cordiali ed educati, ma al di là di questo io ho una ferma convinzione di quello che c'è dietro di tutte queste persone. Senti, tu in una recente intervista hai appunto detto a proposito di questa cosa che ti spaventa più Parisi che Sala. Perché? Assolutamente sì, perché io ritengo che il dottor Sala sia un candidato piuttosto debole. Ritengo che abbiano problemi serissimi all'interno della loro maggioranza. Una parte, quantomeno una grossa parte della sinistra, non lo appoggerà perché lui non è un uomo di sinistra, è general manager del Comune di Milano, nell'amministrazione Moratti, quindi questo evidentemente lo indebolisce. Ha quello che lo chiama il successo di Expo, secondo me è un altro punto a sfavore, anche perché lui da manager pubblico ha dichiarato poco prima delle primarie del Partito Democratico, intorno ai primi di febbraio, che i conti di Expo erano in pari o addirittura in leggero attivo. Oggi noi scopriamo che questi conti hanno un buco di svariate centinaia di milioni di euro. È chiaro che tutto questo non lo pone in una condizione di forza. Al contrario, come dicevo prima, il dottor Parisi è una persona formalmente, quindi apparentemente, che potrebbe occupare quel ruolo. Poi però il problema grosso che ha sono i partiti che dietro, come dicevo prima, ma qui a Milano, al contrario del resto d'Italia, loro cercano di essere uniti, probabilmente perché sono perfettamente consci di quanto è importante governare questa città e quanto ritorno anche a livello nazionale potrebbero avere. Quindi è evidente che io vedo come avversario più pericoloso in questo momento Parisi piuttosto che Sala. Senti, a proposito di Milano, che ovviamente e indubbiamente è la seconda città più importante d'Italia, è una città molto grande, però così, proprio detto così, in poche parole, secondo te è difficile da governare? Sì, indubbiamente è difficile. Dire che non è difficile sarebbe un'affermazione sconsiderata.
Sono però fermamente convinto, perché in questi anni ho lavorato fianco a fianco con Mattia, abbiamo spacchettato la macchina pubblica, abbiamo capito come funziona, quali sono i meccanismi interni, poi è evidente che io sono avvantaggiato perché conosco già tutta la parte giuridica per competenze mie personali. Quindi so perfettamente che sarà un compito difficile, sarà un compito impegnativo, ma sono altrettanto convinto che noi abbiamo assolutamente le capacità, le competenze e le potenzialità per fare molto meglio di quanto in questi ultimi anni hanno fatto gli altri amministratori. Senti, Gianluca Corrado e Patrizia Bedori, due persone completamente diverse. Come la vedi questa accoppiata in comune, in consiglio comunale? La vedo bene, la vedo molto bene. Due persone completamente diverse, quindi due persone che portano capacità e competenze assolutamente complementari. Io sono sicuramente per alcuni aspetti meno umano, ho un approccio più professionale alla vita. Lei è molto più umana, molto più empatica. E questo chiaramente ci consentirà di lavorare insieme bene, di smussare i reciproci punti di debolezza e di poterci rivolgere a chiunque, facendo comprendere che il movimento non è un monolita, ma è una forza politica che incorpora tante diverse sensibilità e che è in grado di mediare tra queste sensibilità. Senti, come ti, così proprio a livello anche umano, a livello di sensazione tua, di, come dire, anche perché tu sei diventato nostro candidato veramente da poco, e manca veramente poco, perché mancano 2 mesi al voto se viene confermato che il 5 giugno si voterà. Come ti senti in questi 2 mesi, cioè, come stai vivendo queste prime battute di questi 2 mesi che saranno intensissimi? Beh, di sicuro il compito è gravoso ed è parecchio stancante, però a me piace molto la competizione per mia natura, quindi comunque la vivo come una sfida, e in questo sono molto aiutato dai gruppi di attivisti di Milano, che dalla sera stessa della mia elezione si sono stretti a fianco a me e abbiamo cominciato a lavorare a 360 gradi. Quindi è di sicuro un compito per me molto complicato, saranno 2 mesi difficili, i miei figli difficilmente riusciranno a vedermi, però sono fermamente convinto che con l'aiuto di tutti potremo fare un bel lavoro. Bene, ottimo. Io posso confermare, perché anch'io ti vedo personalmente molto carico, sei sempre molto disponibile, hai appena fatto un tour in una delle 9 zone milanesi. Devo dire che, come dire, sei carico, ecco, secondo me la carica positiva che solo noi del Movimento 5 Stelle possiamo dare, perché solo noi siamo portatori sani, come si suol dire, di un certo tipo di valori, e sono tutti valori positivi, per cui chi incarna questi valori in questo momento, tu che sei candidato sindaco, come dire, non è un onere, è un onore, e tu comunque lo stai portando avanti molto molto bene. A proposito degli attivisti, hai voglia di fare un appello così, non lo so, se hai voglia di dire qualcosa a tutti gli attivisti di qualsiasi genere, che per, sì, per, sì. Così, una comunicazione tua, così. Sì, indubbiamente sì. Aiutiamoci, aiutatemi e aiutiamoci. Abbiate pazienza. Avere a che fare quotidianamente con la stampa, con i media, con tutto quello che ruota attorno a questo è complicato. Io cerco di farlo al meglio. Farò alcune cose che ad alcuni di voi non piaceranno. Vi prego questo di segnalarmelo, vi prego di non arrabbiarvi e di continuare insieme, sempre insieme, ad andare avanti. Perché noi abbiamo una responsabilità che è grandissima. L'abbiamo nei confronti di noi stessi, l'abbiamo nei confronti di tutti i cittadini di questa città e di questo paese, ma l'abbiamo soprattutto nei confronti dei nostri figli. Insieme possiamo essere una speranza. Insieme possiamo cambiare tutto. Noi possiamo andare molto più in là rispetto a quello che tutti noi stessi pensiamo. Beh, direi che questo è il miglior augurio per tutti noi attivisti, per te e per questi ultimi 2 mesi che ci separano dal voto. Io ti auguro ovviamente i più grandi auguri, anzi non si dice bocca al lupo. E grazie per essere stato con noi a Movi Radio, e buon lavoro, e comunque noi ci siamo. La cosa importante che tu sappia è che noi ci siamo, siamo con te e ti supporteremo ogni giorno e ogni ora fino a quando arriverà il momento del voto. Questo l'ho apprezzato tantissimo, grazie di tutto. Abbiamo il candidato sindaco che riprende noi. Ora, meraviglioso. Questo è meraviglioso. Già oggi mi hanno fatto cantare. Gli attivisti ripresi da Gianluca. Beh, gli attivisti. Bravo, grazie Gianluca. Grazie.